vecchia prefazione. E non si sa se è la terra o il cielo, ma qualcuno sta sudando. E i pescigatti escono dalla tazza della doccia. In mutande nell'appartamento ci sono 20 gradi in più che di fuori. 4 ventilatori muovono l'aria ferma, stagnante. Bisogna mantenere la posizione. Nel bar qui vicino l'hanno dato per morto, mentre le macchine e i baracchini l'hanno visto vivo stamattina presto. Incolonnato dietro al camion delle immondizie, chiedo agli edicolanti sue notizie, ma ne hanno soltanto di seconda mano. Gli aeroplani passano ogni 12 minuti e 50 metri dal tetto sull'Interland, it's my land. Ha una macchina da scrivere Underwood sul tavolo e un taccuino sul divano letto, e la musica classica gli esce dal comò. Alle pareti gli avanzi di un fallimento che si chiamava Caffè Cinaschi e adesso si chiama Petit Fleur. Nel silenzio delle 6:30 del mattino supera la formica, la stirella, la macchina da caffè, supera il giardino tra le ringhiere arrugginite, le rose, le tendine con le ciliegie stampate, supera un gatto morto, arriva fino al bar e chiede una crema di whisky per colazione. Il barista gli dice: ma tu non eri morto? E chi te lo ha detto? Tuo zio. Quando? 2 anni fa. Signori, Vincenzo Costantino, l'ultimo Cinaschi. Prego, finalmente tutto vostro e non è un regalo da poco. Lo dovete accudire per bene perché una serata con lui vi costerà di più che con una donna di classe. Ma è il solo poeta di questo libro, il solo di tutta la città, il solo dell'Interland e forse l'unico di tutto il paese. Non viene intercettato e inoltre non rimane incinto. Sfidato sarà forse uno dei primi convitati. Sì, non si regalano niente già dalle prime battute. Fatemi certi.